Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi vi presento le mie digenda componibili. Torno a girare video dopo una piccola pausa estiva. In realtà non sono andata in vacanza, ma semplicemente faceva troppo caldo e non riuscivo a girare video. Torno in questo primo giorno di settembre per presentarvi una mia nuova creazione. Ho creato le midigenda componibili e adesso vi spiego tutto. Innanzitutto, perché midigenda? Ho deciso di dividere tutte le agende che faccio in tre misure: maxigenda, midigenda, minigenda. La maxigenda è un formato A4, quindi per intenderci il formato del teacher planner. Se non lo avete visto, vi lascio il link su. La midigenda è il formato medio, quindi un formato A5, che è quello che vi faccio vedere oggi in realtà, oppure quello dell'agenda di Ablandosola, e vi metto sempre il link del video per andarla a vedere su. E poi c'è la minigenda, che è praticamente un formato un po' più grande di un formato personal, perché risulta compatto, però nello stesso tempo un po' più capiente del formato personal. Vi metto sempre il link del video. Se ricordate, se l'avete già visto, mi sto riferendo al formato dell'agenda Sakura. Se non l'avete visto, il link è su. Perché componibile? Perché ho deciso di creare un'agenda che potrete gestire voi se vorrete acquistarla. Potete decidere voi fra le varie opzioni che vi proporrò e che troverete sul sito www.craftroombyscarlett.com, potrete scegliere voi come comporre la vostra agenda. A partire dallo spessore della copertina, ma anche dalla sua immagine, perché potrete scegliere tre copertine diverse, la grammatura della carta, avrete a disposizione due scelte da fare, e la divisione vera e propria dell'agenda. Questa agenda parte da un prezzo davvero piccolo per essere comunque un'agenda interamente realizzata a mano. Troverete i prezzi, lo ripeto, sul mio sito, di cui trovate il link nell'info box. Per il design di questa agenda, diciamo che mi sono un po' ispirata ai vari design che vedo in giro di Bullet Journal. In effetti è un'agenda dal design molto semplice. Ho deciso di crearla in questo modo per due motivi fondamentali, due motivi che accontentano due categorie di persone. È molto semplice per quelle persone che vogliono usare l'agenda anche sul lavoro e che fanno lavori per cui si devono dimostrare molto serie, e quindi è un'agenda molto elegante, fine e semplice. Nello stesso tempo, però, la sua estrema semplicità darà la possibilità alle cartopazze più pazze di potersi esprimere liberamente sulle loro agende, di poterle decorare assolutamente in ogni minimo dettaglio. Ma ho anche intenzione poi in seguito di fare tutta una serie di stickers per poterle decorare. E adesso passiamo a vedere le agende nel dettaglio. Ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale per non perdere neanche uno dei miei video. Cambiamo inquadratura e vi faccio vedere le agende. Eccoli qua, questi sono tre prototipi che ho realizzato da mostrarvi, con le tre copertine diverse. Il primo modello è quello completo, l'agenda come viene realizzata se scegliete tutte le opzioni possibili. Questa è la copertina con queste rose che trovo bellissime. Questa è la pagina iniziale. E poi l'agenda si divide nei vari mesi, parte da gennaio, come vedete qui c'è anche il tab, c'è questa cornice floreale molto bella, e poi andando avanti c'è la visione mensile, come vedete molto semplice, si presta davvero tanto a qualsiasi tipo di decorazione, però nello stesso tempo ci sono questi riquadri molto grandi che sono comodi da usare. Andando avanti c'è questa pagina
note con cui potrete decidere di prendere degli appunti, ce n'è una all'inizio di ogni mese, o potete segnare ad esempio le spese. E poi c'è questa pagina iniziale in cui potrete segnare i compleanni, cose da ricordare, insomma un po' quello che volete. Questa è la visione settimanale. Ho scelto la visione verticale da mostrarvi in questo video, però è disponibile anche la versione orizzontale e vi potete vedere le foto sul mio sito. Ci sono 5 settimane per ogni mese. E poi parte, c'è una pagina note finale e parte l'altro mese. Vi faccio vedere tutti i divisori. Questo è febbraio, marzo, aprile, maggio. Luglio, come vedete sono, mi pare, quattro cornici floreali che si ripetono. Agosto, si ripetono e si alternano. Settembre, ottobre. Ed infine, per il mese di, adesso arriva, dicembre, ho scelto una cornice un po' più a tema natalizio. Sul finire dell'agenda ci sono delle pagine note per darvi modo di prendere qualsiasi appunto voi vogliate. Vedete, ce n'è un certo numero. E poi c'è la pagina finale, qua ho combinato un bel pasticcio. C'è la pagina finale con, diciamo, il riepilogo di quello che è stato l'anno, delle cose che non potrete dimenticare e come non dimenticare, come tralasciare di fare una pagina per i buoni propositi. E questo è il primo modello. Passiamo ora al secondo modello, che è quello dell'agenda base. È assolutamente una possibilità di come può essere l'agenda realizzata nella forma base, quindi carta 80 grammi, quella di prima era 100 grammi, la visione iniziale, poi c'è il planner mensile, quindi ci sono 13 mesi, bene, a buono uno. Perché magari alla fine dell'anno non riuscirete a decidere quale sarà l'agenda da prendere, vi do un mese in più. E poi c'è il planner settimanale, adesso arriva, ecco qua, con la settimana in verticale. Ovviamente, se volete, c'è la possibilità di scegliere la settimana su due pagine orizzontale, e ci sono tutte le settimane per un anno. Alla fine, sempre, come vedete, un certo numero di pagine note. E poi la stessa pagina di chiusura, quindi le cose che mai dimenticherò dell'anno e i buoni propositi per il nuovo anno. Questa non è sciupata. Passiamo ora ad un terzo modello, che è anche esso un modello, diciamo, base, giusto per farvi capire quante possibilità avete. Questo si divide in mesi, non c'è il tab ogni mese, e poi ogni mese alle settimane, qua non c'è la visione mensile. Quindi poi vedete. Finisce la settimana, pagina note e parte l'altro mese. Alla fine troviamo sempre le pagine note e la pagina di chiusura dell'anno.
Io spero che questo mio progetto vi piaccia, ci ho lavorato molto perché non pensate che i design semplici siano più semplici da realizzare, anzi assolutamente. Vi ricordo di venirmi a trovare sulla mia pagina Facebook Craft Room by Scarlett e di visitare il sito per tutte le info dettagliate craftroombyscarlett.com. Vi ricordo inoltre di stare molto attenti alla mia pagina Facebook perché a giorni potrei avere un regalino per qualcuna di voi. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!